turn wrong? Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Allora la scorta ai magistrati, con rispetto parlando, da oggi gliela fa lei, dottore. Adesso ce li andiamo a prendere noi. Tanto lo sappiamo dove stanno. Però sono tutti bravi ragazzi, intendiamoci. È solo gente che vuole migliorare le cose. Giulio Tumminia. Giornalista. Giornalista, appunto. Eppure suo vicino di casa. Ma come? In questa scuola che prendete pure gli scimuniti? Ma cosa vuoi che ti dica? Che ho perso il lavoro? È questo che vuoi che ti dica? Beh, mi hanno mandato a casa con un semplice grazie, arrivederci. Salve signora, Fabio Longo, un coinquilino di Rocco. Ah, lei è l'altro operaio, quello italiano. Italiano di Siracusa. Marco, già ti ha preso la corrente! Siamo in centro di campo, diavolo! Gianni! 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 Rispondi Gianni, ti prego! State comprando i terreni a est del paese per la speculazione. Lo so. E mi avete tenuto fuori. Io la mia famiglia che compra. La mia famiglia che compra. Non lo potevate fare. Niente soldi nella banca. Ah sì? Niente festa. E io droga la compra in moscia. Rotti. Questo ci porta a pensare che mentre si preleva il primo, la paziente muore. E allora decidono di togliere anche l'altro. Ah, finalmente l'hai detto! Io e mio figlio ce la facciamo da soli! È da quando l'hai messo al mondo che ci pensi! È fortunato, signor Sparacino. Da suo balcone c'è una vista bellissima. E causa della morte? Un colpo alla testa. Un oggetto contundente, qualcosa di lungo, pesante. La lettera del padre di Paoletta che ci minaccia querela per circonvenzione di incapace per tutti. E questa è per Titti. Tieni, va. Dagliela tu quando ritorna. Visto che è successo a Roma. Sì, io vengo da lì. Per questo non ti avevo mai visto prima. Comunque se cerchi un posto dove dormire, sei arrivato al momento giusto. Sono partiti tutti. Anzi, ti puoi scegliere pure la stanza che ti piace. Tranne la mia, eh? Ti ringrazio, ma non cerco un posto per dormire. E allora perché sei qui? Per Titti. E allora sei arrivato troppo tardi. Te l'ho detto, sono andati via tutti. Lei per prima, Rocco le è andato dietro, e poi Renato e tutti quanti gli altri. Per via di quello che è successo all'università. Un povero ragazzo che è morto, così, a 19 anni. Era bianco, fisico robusto, 50 anni circa. Ed
decesso risale a non oltre le 2 ore. E si evidenzia una significativa ferita alla base del cranio. Quindi? Quindi il decesso è arrivato sul colpo. E il resto ce lo dirà l'autopsia. La folla è volata davanti a tutti. Forse è andato a finire sotto una scrivania, quella del segretario comunale. Un colpo di vento. L'abbiamo capito. Un colpo di vento. Un miracolo. Proprio all'ultimo momento c'era il rischio che non si faceva la festa. Meno male, va. Un miracolo. Un miracolo. Un miracolo. Un colpo di vento. Di vento. Un miracolo. Non sei? Luongo sono, signore. E lì? La madre di Titti. Ma cosa ci fai qua? Sono venuto a dare una mano, dato che ho bevuto così. E poi, come dice il proverbio, governo ladro. Mamma, ci sono alcuni che vengono da Liverpool e hanno bisogno di mangiare. Tieni, dagli questo. Ma quello è mio. Tu hai già fatto colazione, Carlo, forza, poi te ne do un altro. Sì, però... Adesso capisco perché Titti è così. Se ti sentisse ti mangerebbe vivo. A stolen branch of salt, is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything, they bring down angels.